Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con The Witcher 3 Wild Hunt. Siamo all'accampamento dei partigiani temeriani. Dobbiamo incontrare Vernon Roach qua dentro per fare la missione che ci aveva chiesto appunto di portare a compimento. Andiamo a vedere un pochino cosa ha da dirci. Eccolo qua. Geralt of Rivia, safe and sound. What do you do here, Hunt Squirtle? You jest, right? Who cares about the Squirtle anymore? Temeria, that's what matters. Mentioned you have a problem. It's Vess. She took a couple of lads across the river. She plans to hit the Black Ones at Mulberdale. So, sounds about like what guerrilla fighters do. Yes, when they're ordered to. Whereas I forbade her from leaving camp. Indefinitely. Why Mulberdale? Why'd Vess go there? The peasants from the village aided us earlier. The Nilfgaardians learned of this. Word got out they're planning a punitive expedition. Probably hang every fifth villager. Honestly, Vess's desire to save the villagers makes sense. What doesn't is your opposition to the plan. War means death. Not only for the soldiers, for the common folk as well. You can't save them all, it's that simple. Funny. Had you for an idealist. You were right to. Are right to. But I have one ideal. A free Temeria. And I'm prepared to sacrifice anything for it. Don't trust Vess anymore? Bollocks. She's prepared to die for me. Ah, that's not the problem. Know what distinguishes a soldier from a common swashbuckler? The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer, just enlighten me. Soldiers think tactically. They know when to strike, when to fall back, when to charge and when to hold. Vess finds this difficult. She's impulsive, hot-headed. Yet in guerrilla warfare, one false step and you're fucked. I confined her to the camp because I feared that sent out she'd go rabid and make a mistake. I was right. All right, so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Vess has entered the village. More likely she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her before she attacks and stop her. You're a good tracker. Help me. Count me in. Thanks, Geralt. I'll owe you a favor. Meet me in Velen beneath the Hanged Man's tree. It's just a short jaunt from there to Mulberdale. Ok ragazzi, quindi abbiamo avviato questa missione, dobbiamo andare all'albero dell'impiccato. Dunque, diamo un'occhiata prima alle altre missioni che abbiamo disponibili, perché ce ne sono altre, sempre di livello abbastanza basso. Occhio però che questa qui, sbrogliando la matassa, è fuori. Novigrad, della città chiusa. Vabbè, questa qui. Questa qui per farla. Dunque, dove si trovano le chiavi? Tutte a Novigrad. Una e due a Novigrad, sì. Quindi andiamo all'albero dell'impiccato e facciamo la missione di Vernon. Quindi è. Occhio per occhio. Occhio per occhio. E andiamo al cartello. Il viaggio rapido. L'albero dell'impiccato si trova nel centro, il nostro primo luogo, il primo luogo che abbiamo visitato arrivando a Velen, nelle terre di nessuno. E ci torniamo proprio adesso per fare questa missione. Comunque ragazzi, ho fatto un bel po' di esplorazione in solitaria della zona qui delle terre di nessuno, anche un pochino di Novigrad, soprattutto le terre di nessuno, per vedere tutti i punti di interesse. Comunque parliamo con Vernon. It's the village below. Black with Nilfgaardians already. They're preparing to execute folk. No sign of Vess. Ah, she may be impetuous, but she's not stupid. She's waiting for her moment. Probably attack after dusk once. Shh. What now? A trio, lightly equipped, sneaking closer.
over there near the... Death to the Black Ones! At me, Sirka! Looks like we're too late. Ok, e andiamo a dare supporto a Vesse, quindi... Attacchiamo il Guardiani, ragazzi. Io taglierei a dritto senza troppe cose. Però tra l'altro userei anche una pozione. Abbiamo la vita di Vesse. Possiamo fare una meditazione di un'ora, non è proprio consigliabile. Speriamo che il gioco non sia, appunto, ci considera come se non è passato neanche un secondo, come vedete. E abbiamo questi soldati. Andiamo di buttarli giù il più velocemente possibile. Direi che la cosa migliore è un bel Ligni, che riusciamo a ferirne tanti insieme. Siamo rimasti un pochino castrati qui, però riusciamo con l'aiuto di Vernon a ucciderle abbastanza velocemente. Te come dobbiamo fare il giro? Vabbè, ci pensa lui. Quindi andiamo a aiutare Vess. No, perché a cazzotti, Geralt? Sei un cretino. Ti meriti di morire, effettivamente. Dai, dai. Con la alabarda poi. Cioè, un nemico un pochino più lento non riuscivi a trovarlo, Geralt. Vabbè. Aspettiamo un attimo di riuscire a uccidere questo. Che se non uccidono anche a balestrate. Ah, questo è un ufficiale. Attenzione, che potrebbe essere più pericoloso degli altri. Però attaccato da più fianchi. God damn it, Vess! Have you gone completely mental? You ignore my orders, go off on a suicide mission, and instead of donning a breastplate, you dash into battle, shirt open, navel and whatnot exposed! You're not my father, Roach. You've no right to tell me what to wear. But I am your commander, and you will obey me! Guerrilla warfare. Warfare! It involves armies, for fuck's sake! I could not abandon them. They helped us. It's a soldier's job to kill, Vess, not save, not rescue. If that is not to your liking, join the Sisters of Melitele, study to be a healer. Fucking hell. Give me your weapon. You'll get it back when you wise up, if you wise up. Move out! Ren. One left. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did, and I can't believe it. He came here to murder civilians. He's seen us. Will you have him return to his camp and report? Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. Dunque, ragazzi, è una scelta difficile, perché appunto potrebbe informare della nostra presenza. Difficile contestare la cosa. Emir sa già che sappiamo uccidere i suoi uomini, lascia che scopre, sappiamo anche mostrare pietà. Dunque, diamo ragione a Vernon, ragazzi. Roach is right. Besides, killing a defenseless. What is it with you, Roach? Did the Witcher take your stones? They're sadists. He's the occupier. I will explain later. You, Nilfgaardian, piss off. Morentai. Nes dirmad ava. Go, before I change my mind. We should go before a patrol comes along. Thank you, Geralt. Ever need any help, you know where to find me. Ok, e abbiamo completato questa missione, quindi. Missione completata occhio per occhio, ci siamo presi un po' di esperienza sicuramente e un po' di corone. Comunque siamo a Muldibrail e ci dovrebbe forse essere un cartello del viaggio rapido esattamente qui. Abbiamo salvato il villaggio. Aspettiamo che la rondine faccia effetto, ragazzi, ci rivediamo a Novigrad. E ragazzi, siamo di fronte ai cancelli di Novigrad. Sono le 6 del mattino, ci sono dei rifugiati che come al solito chiedono di entrare. La nostra salute è bella alta e quindi possiamo andare a fare Novigrad, la città chiusa. Trova i compagni menzionati nella nota e cerca le chiavi. Quindi dobbiamo cercare le chiavi dei tizi
che erano collegati a quella ragazza che ci aveva chiesto aiuto. In realtà ci aveva portato in un appartamento dove c'erano dei Nilfgaardiani. Allora, andiamo a cercare questi compagni menzionati dalla nota. Uno si trova a 60 passi da questa parte. Quindi siamo vicini, sentiamo. Ci sono dei nemici, ragazzi. Qua dentro. Andiamo un attimo a vedere. Chiuso. Allora, andiamo a entrare qua. Attenzione, abbiamo una nota. Sermone di un cittadino preoccupato. Ancora, ancora. Ah, questi sono sotto, ragazzi. Sono tutti sotto. Che canticchiano. Ok. Dobbiamo andare a cercare il modo di entrare quindi da queste parti. Messo. Oh, attenzione. Tu chi sei? Ok, quindi dobbiamo trovare le chiavi di questo tizio. Allora, vediamo se si trovano al primo piano. Attenzione, abbiamo una torcia che probabilmente. Ah, ok, funziona così. Apre un passaggio segreto per questa stanza dove abbiamo. Allora, spingiamo le candele. Abbiamo la chiave. Abbiamo una lettera riguardante un tesoro. Va bene. Andiamo a raccogliere tutte le varie cose. Chiuso, serve una chiave, ci dice. Ma un'altra chiave troviamo qua dentro? Proviamo a svuotare tutto per magari riuscire a ottenere argento. Comunque ora andremo a leggere quello che abbiamo trovato nella. Qui c'è qualcosa? No. Quello che abbiamo trovato sopra quella scrivania, quella lettera. Spirito nanico, un po' di roba da bere, un uovo. Tu hai qualcosa con te, amico, non penso. Cioè, se ti guardo mi dirà sicuramente che sei morto da un pezzo. Carne cruda là dentro. Non era il nostro amico che stavamo esaminando. Vediamo se riusciamo a esaminarti di nuovo. No, non ci fa fare niente. Va bene, mi sa che quella chiave lì non la troviamo. No, ho spento una luce a caso, come al solito. Abbiamo raccolto tutto quello che c'era da raccogliere qua dentro. Allora, andiamo a leggere nelle missioni. No, nell'inventario. Che cazzo sto dicendo? Nell'inventario la lettera riguardante il tesoro. Amici, per come si sono messe le cose, non c'è modo di piazzare la roba a un buon prezzo adesso. Troppe spie e troppi pochi compratori. Dobbiamo nascondere tutto e aspettare a tempi migliori, sperando che arrivino prima o poi. So cosa vi passa per la testa, pensate che voglia fregarvi, che intenda portarmi via il tesoro. Nella vostra situazione anch'io non mi fiderei per niente, quindi ho una proposta da farvi. Nascondiamo il bottino da me, dietro una porta chiusa da tre serrature. Come voi geni avrete già intuito, ognuno di noi si terrà una delle chiavi necessarie per aprirla. In questo modo possiamo essere sicuri che nessuno di noi farà piazza pulita l'intero bottino prima che le acque si siano calmate. Allora, ci state? Fritz, quindi dobbiamo trovare, ragazzi, questo Fritz. Che è quindi l'ultimo che ha la chiave e dovrebbe essere anche un. No, forse era lui quello. Era proprio quel baule lì che dovevamo aprire che contiene il tesoro. Vabbè, intanto andiamo a cercare quindi l'ultimo. Non lo so, potrebbe essere lui che aveva ricevuto questa lettera o lui che aveva scritto questa lettera che l'aveva sulla sua scrivania. Ok, andiamo a vedere di raggiungere l'ultimo che ci manca. Qui abbiamo un mercante di non so cosa di preciso. Andiamo a vedere magari se tipo ha voglia di farci una buona giornata per come. Ah, non sei te, sorry, si chiama mercante, pensavo eri te. Il mercante è lui. Ok. Sì, non c'è nessuno. Appunto. Allora, può giocare a carte. Comunque vediamo se ha qualcosa di interessante, ma non penso, no. Quindi andiamo a fare una partita con lui a Gwent. Con 5, quindi andiamo, iniziamo questa partita, scegliamo Foltest, questa versione. Dunque, possiamo anche giocare con il mazzo dell'Impero di Nilfgaard. In questo momento ho 22 carte unità di non troppo bello, lo so, dunque.
vedere che carte un po' inutili abbiamo. Abbiamo la brigata Nausicaa, ne abbiamo tre, brigata Impra buona, Cynthia non è proprio il massimo. Qui cosa abbiamo di interessante? Intanto abbiamo due carte con 10 di forza, poi abbiamo Cyrilla, 24 creature, possiamo giocarcela anche così, ragazzi. Yennefer Leto, Menno Koenorn, Cyrilla, Movran Voris, Tibor Egbrakht. Insomma, direi che il mazzo è abbastanza buono e la nostra abilità, se non sbaglio, ci permette di giocare. Ora vediamo cosa. Comunque, allora abbiamo un arciere che è abilità medico. Due brigata Impera, uno scorpione di fuoco, ingegnere d'assedio, Leto, un arciere di fanteria nera e Cyrilla. Molto buona. Vabbè, per adesso, dunque, abbiamo solo un'esca e un corno. Va bene così. Proviamola. Non ho giocato molto con le carte di Nilfgaard, quindi. Allora, anche lui gioca con Nilfgaard. Per quanto riguarda il nostro eroe pioggia torrenziale, quindi ci leviamo intorno alle retrovie, giochiamo uno scorpione di fuoco. Lui avrà sicuramente delle spie, immagino. Io direi di levarci intorno queste due carte assedio, perché così dovremmo riuscire poi nei prossimi turni. Allora, io direi di giocare anche l'arciere. Dovremmo riuscire nei prossimi turni a usare la pioggia torrenziale. Lui raddoppia 4 e 6 vanno 8 e 12 e va 22 in totale. Noi potremmo raddoppiare 5 e 6. Oppure potremmo giocare Leto. Io direi di raddoppiare 5 e 6. Però raddoppiamo 6 e 6. Raddoppiamo 10. 20. Allora, in pratica aggiungiamo 10 o aggiungiamo 11. Quindi ci conviene aggiungere 11. Turno avversario. 6 carte in mano a testa. Nessuna spia giocata. Lui gioca una brigata Impera. Noi giochiamo 32 a 25. Queste due le terrei per dopo, andiamo con Leto a questo punto, 42-25, perché non possiamo fare altro, quindi facciamo così, 42-25, lui gioca Mortisane. E a questo punto se vuole vincere, ragazzi, deve iniziare a tirare fuori un po' di carte buone. Quindi passiamo. 4 carte in mano, lui a meno che non si metta a giocare delle ustioni o roba del genere. Tre carte a caso dal nostro. Ah, ok. Niente, ha guardato le carte, ha passato a tre carte in mano, ragazzi. Tocca a noi, iniziamo con Cyrilla. Lui gioca Menno Koenorn, ok. Noi giochiamo. Gioca una carta con 6, quindi è già più uno di noi, noi giochiamo questa qui. E lui gioca Morsa del Gelo. Non importa. Guarda, te ne metto ugualmente un'altra. Adesso te hai una carta, amico. Con questa carta devi riuscire a superarci. No, abbiamo vinto. Perché già con Morsa del Gelo stiamo vincendo. Possiamo utilizzare tranquillamente. Guarda, facciamo tutto il nostro giro. Giochiamo questa. Ci mettiamo in campo l'arciere. Giochiamo l'esca sull'arciere, lo riprendiamo in mano, lo rigiochiamo di nuovo e mettiamo in campo una carta con 6, quindi andiamo a 36 su 16. Passiamo e vinciamo il round. Guardiamo che carta ci viene data, così almeno questa si aggiungerà alla nostra vittoria. 10 corone e Sentinella Dol'Blathanna, che ovviamente è una carta del mazzo Scoia'tael. Va bene, andiamo a proseguire con la nostra missione, missione di qua. Attraversiamo il fiume e andiamo a raggiungere l'ultimo possessore delle chiavi. Ok, poi capiremo anche di cosa si tratta, cioè di cos'è questo tesoro, perché non lo sappiamo. Abbiamo avuto informazioni molto rapide da personaggi poco raccomandabili, tipo la ragazza che ci ha fermato e ci ha cercato di fregare. Non è che proprio abbiamo avuto grandi chiarimenti su quello che stiamo cercando. Allora, qui ci dice di entrare qua. Penso qua. Sì, ce la faremo? Geralt,
Vediamo se... Hello? Vado di sopra. Ci sta che non sia assolutamente questa, perché non vedo niente. Ok. Probabilmente non è questo, ragazzi. Guardiamo un'occhiata in questa stanza, magari c'è qualcosa di nascosto. Salve, cittadina povera. Magari c'è qualcosa di nascosto da questa parete. No, non è questo. Sorry, ero entrato in casa per... niente, fatti niente. Forse... qua? Va a farti fottere? Ma... oh! Cacciatore di streghe, ma che cazzo fate, oh? Ok. E ora hanno aperto, bene. Comunque, amico, un tuo braccio è entrato là dentro. Chiave. Ah, era lui! Ok, adesso abbiamo le chiavi per la cassaforte. Quindi rimettiamo dentro la nostra arma d'acciaio prima che le guardie ci dicano qualcosa. E andiamo a raggiungere la cassaforte, che a quanto pare era proprio nella seconda casa, la seconda chiave che abbiamo ottenuto. Quindi andiamo di qua lungo il fiume. Ok. Allora, da questa parte siamo quasi. È proprio la casa che abbiamo esplorato prima, sì. Si vede chiaramente. Comunque, ragazzi, io sono curioso di capire chi sono questi nel piano interrato che ci odiano. Vabbè. Andiamo alla cassaforte, che era di qua. Salve amico, vado a vedere cosa avete nascosto te e i tuoi amici. Sempre... oh, chi ha chiuso? Non c'è nessuno, vero? Ma forse quando si spenge da solo la torcia. Allora, pietra runica di Svarog, placca di acciaio scuro, polvere di diamante, formula nigredo, lingotto d'acciaio e minerale luccicante. Roba buona, roba utile più che altro, non roba troppo di valore, però vabbè. Molto buono, molto buono. Ok, abbiamo completato anche questa missione secondaria. Andiamo a vedere magari qualcosa. Il derby commemorativo del grande Rasmus Vegelbad. Qui, ragazzi, dobbiamo uscire. Dobbiamo tornare alla tenuta Vegelbad. Ci abbiamo passato già un bel po'. Opsere. Ci abbiamo già passato un bel po' di tempo. Ma qui io voglio capire, c'è modo di scendere da lì forse? No, è chiuso. Da qui? Chiuso. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a vedere nella mappa del mondo dov'è che si trova il cartello più vicino a noi. Probabilmente è quello del cancello di Tregobor. No, vabbè, andiamo a quello di Piazza del Gerarca e ci arriviamo da qua. È veramente vicino. Ok, andiamo a fare quindi questo derby commemorativo, questa corsa alla tenuta. Salve. E andiamo. Ok, qui abbiamo una missione, tra l'altro. Vabbè, dopo ci andiamo. Andiamo alla tenuta, sì, alla residenza, ragazzi. Perché poi dopo andremo a vedere quel cartello, quella bacheca con le missioni che c'è lì in mezzo al niente. Probabilmente c'è un villaggio che non abbiamo esplorato. Ok, eccoci qua. Dobbiamo andare a parlare dalla parte del torneo, diciamo, con gli organizzatori, con il maestro di cerimonie. Ok, Geralt, potevi fare un giro sicuramente più comodo, però anch'io sono stupido e ti faccio fare i giri inutili. Dobbiamo andare a parlare con il maestro di cerimonie che si trova là sopra. Ok, salve, voglio correre con il cavallo. Wondering if I could take part in the races. If you've coin for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. These races, tell me about them.
Their runners, per Erasmus Vagelbud's dying wish, he came into his fortune by gambling and remained proud of the fact to the end. Family doesn't mind having a racetrack right by their house? But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. Two competitors, simultaneous start. First to complete a lap around the track, wins. I want a race. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Ok ragazzi, vediamo un attimino se abbiamo, perché io avevo una nuova sella. 55 vigori, 50 vigori, equipaggiamola subito. Poi tanto l'unica cosa che ci interessava era proprio il vigore, vabbè, guadagnando un pochino. Ok, ci siamo, 4, 3, 2, 1. Vai. Vai Rutilia, vai. Vai Rutilia. Quello è un cavallo in mezzo al tracciato, o sbaglio? Che ci fa un cavallo in mezzo al tracciato? Ok ragazzi, aspettiamo questo, la piana qui, per riprendere un po' di fiato. Geralt, lascia andare Rutilia. Ok, cerchiamo di non far passare lui, stringiamolo. Si riprendiamo tutta la tempra e poi ripartiamo al galoppo alla volta dell'arrivo. A questo punto abbiamo 55 vigore con la nostra nuova sella e quindi riusciamo a spingere, penso, al massimo della nostra possibilità fino alla fine. Mai sarà la quinta volta che faccio questa gara. Speriamo di non piantarsi nella staccionata come l'ultima volta, no? Hear ye, hear ye! The final of the Erasmus Vagelbud Memorial Derby is over! The winner is Geralt of Rivia, riding Roach! Glory to the victor! Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Your opponent this time, Viscount Romer astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Ok, penso che dovremo continuare a gareggiare, ragazzi. Questa qui ci dà 50 vigore, quindi meglio la nostra. Questo è il Visconte. Incognito, vabbè. Vai Rutilia. Vai Rutilia. Facciamo la stessa tattica di prima. Probabilmente, ragazzi, questo è più forte, quindi avrà più... Oh, è cambiato il tracciato? È cambiato il tracciato, attenzione, questo non lo conosciamo. Ok, madonna quanto, che curve. Attenzione, siamo già a metà della tempra. Accampamento di banditi, vi pare il momento? Ok ragazzi, siamo sotto la metà della tempra, penso sia il momento di rallentare. Rallenta Geralt, rallenta Geralt. Tienilo dietro. Ah, eccolo qui ragazzi, abbiamo la bacheca degli annunci che ci interessava. Teniamolo dietro, teniamolo dietro, teniamolo dietro, teniamolo dietro, via. Ok, questa è una gara più lunga, sembrerebbe. Ora poi non so quanto manca l'arrivo, ma ci dovremmo essere ritornati adesso nella piana che conduce all'arrivo. E adesso tipo dovremo rientrare nel tracciato che conosciamo. Qui. Forse. Siamo a metà della tempra e ho paura di non riuscire ad arrivarci, però vedo già arrivo. No, no, eccoci, eccoci. Hear ye, hear ye. The final of the Erasmus Vagelbud Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor!
Bravo, congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? I want to try again. Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Vagelbud, young Lord Albert's cousin, atop succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. Ok ragazzi, ultima gara probabilmente. Un Vagelbud. Ma vi levate di mezzo? Ma la gente che attraversa durante le gare? Vabbè. Qui dobbiamo andare di qua. Ok. È il percorso che conosciamo bene probabilmente, ragazzi. C'è un... Oh, devo andare di qua. Ah no, cambia. Ok, è una cosa strana, probabilmente tipo un mezzo ibrido della corsa che conosciamo. Non sento nessuno dietro, quindi penso sia il momento di far riprendere fiato a Rutilia. E poi ripartiamo ragazzi al galoppo. Alla volta dell'arrivo. Non so dove sbucheremo sinceramente, se ritorniamo all'arrivo dall'altro verso oppure ci farà cambiare ancora una volta percorso. Comunque è molto bella questa pista, no? Ci fa tornare sul percorso di qua. Ah, forse adesso invece ripassiamo sul lato sinistro, diciamo. Ok, abbiamo quasi finito la tempra. Io direi di far riprendere... vai al trotto, Geralt. Di far riprendere un po' di fiato al cavallo. Mi sembra strano che lui non sia alle nostre spalle. Ci sta che invece il suo giro sia tipo invertito rispetto al nostro. E ce lo troveremo arrivare davanti. Però era partito accanto a noi. Quindi o è parecchio avanti a noi o è parecchio indietro. Perché se no lo trovavamo nel punto in cui le due strade si ricongiungevano. Nel punto in cui siamo passati due volte durante la gara. E siamo all'arrivo, non vedo ancora nessuno, quindi teoricamente... Eccolo. Ok, abbiamo vinto ragazzi, non c'è nessuno a vederci però, non ci sono testimoni, no? Tre testimoni ci sono, lei pulisce le sedie. Fantastic race. Congratulations, a grand victory. Ok ragazzi, sella da cavalleria superiore, penso che questa sia migliore della nostra. 70 di vigore, direi. Abbiamo anche delle borse da sella che sono uguali alle nostre, quindi queste le lasciamo. Allora, andiamo a fare... Geralt of Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here, brought you an invitation from the boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Un nano di mannaia, ragazzi. Ci lascia una lettera. Witcher, ho saputo della tua vittoria al derby di Vagelbud. Boia, sei riuscito a scrivere questa lettera nel frattempo? Carlo Varese, comunque, non è mannaia. Il tuo talento non deve essere sprecato, anzi deve crescere. Perché ciò accada, occorre che tu sia generosamente ricompensato. Se sei interessato a crescere, o anche solo alle ricompense, vieni a trovare nel mio quartier generale, Varese. Parla con mannaia della lettera. Ok, ma non vogliamo andare da mannaia per adesso, vogliamo andare al cartello del trasporto, del viaggio rapido che si trova da queste parti e andare a fare un viaggio rapido verso il villaggio che avevamo incontrato e incrociato lungo il nostro derby, ovvero al Ness, questo. Ok, quindi raggiungiamo codesto loco e vediamo di prendere le missioni che sono disponibili qui sulla bacheca. Nemmeno una, perché qui guardate, raccogliamo tutto e non abbiamo nuovo indicatore luogo non scoperto. Comunque queste cose le dobbiamo raccogliere, anche se non ci sono le cose, io a volte non le raccolgo. Vabbè, c'è nessuno qui, c'è una donna che dorme, ma non c'è niente che... Ok, quindi questo posto l'abbiamo esplorato, ma non c'è niente di interessante. Invece missioni a giro, cosa abbiamo? Abbiamo una missioncina lì.
Io direi di andare a raggiungere velocemente il cancello di Tretogor. E poi da lì ripartiremo nel prossimo episodio con... Intanto andremo a vedere cos'è questa missione, quindi andiamo magari al cancello meridionale, leggermente più vicino. E poi andremo a vedere cosa vuole, cioè cosa ha da dirci Mannaia sul discorso delle corse. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.